Sindaco, qui alle sue spalle è la statua di un signore che con sorpresa l'ha chiamato ieri, si è ritrovato dall'altra parte della cornetta, Roberto Benigni. Roberto Benigni che non di rado ha punzecchiato qualche volta per la sua assenza a Castiglione-Fiorentino, però ieri è arrivata questa chiamata e lei ha detto: è stato un grandissimo piacere. È stato un piacere anche perché da molto tempo si aspettava un segno anche da parte di Roberto Benigni. La statua non è, voglio precisare, non è un'iniziativa di questa amministrazione, è un'iniziativa del passato, fu denominato Parco della Creatività in suo onore e questo dà la cifra di come una parte dei cittadini di Castiglione Fiorentino hanno avuto sempre molto affetto e molta attenzione verso Roberto Benigni. Io ieri non credo di aver fugato tutti i miei dubbi, ma una buona parte sì, perché rispetto alla non presenza fisica nella nostra città, ecco, Roberto Benigni sostanzialmente ha fatto capire che Castiglione Fiorentino ce l'ha nel cuore, ma sostanzialmente lui non ama viaggiare, non ama andare anche nei luoghi che lo hanno visto nascere e crescere, come questo qui, o piuttosto la stessa cosa credo che si possa dire per Vergaio. Poi quando comincia a parlare il linguaggio cifrato castiglionese, qui mi dice dei parenti e degli amici di Pergognano della Misericordia, beh, questo lo possono capire solamente dei castiglionesi. Ma quindi tornerà Castiglione Fiorentino? Ma è una cosa che si deve sentire lui di fare. Io credo che a Castiglione Fiorentino non solo arrivano anche grandi artisti, grandi personaggi, ma ci ritornano. Quindi credo che la stessa cosa potrebbe avvenire per lui, che ha, come dice, questo luogo nel cuore, questa città da cui è iniziato tutto. Sicuramente credo che farebbe bene a lui, ma farebbe bene anche alla città. Da parte mia non rinnego di averlo anche punzecchiato, assolutamente, perché magari aspettavo questa reazione che alla fine c'è stata in occasione del suo 70° compleanno. Devo anche ricordare che in occasione di altri riconoscimenti, mi viene in mente il Leone d'Oro alla Carriera di Venezia, ho usato le stesse forme, anzi credo di aver mandato proprio una lettera vera e propria per anche apprezzamento e riconoscenza per un nuovo attestato che lui aveva raggiunto.